Benvenuti a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Incontri Produttivi. Come sempre, è sempre un piacere essere il mercoledì sera qui con voi. Ringrazio come sempre l'Olbia Film Network che ci ospita nella sua pagina Facebook. Ovviamente ci trovate sia su Facebook sulla pagina dell'Olbia, così come ci trovate su YouTube, sul canale ufficiale del programma di Incontri Produttivi. Come sempre qui con me il grandissimo Edoardo Rossi. Ciao Edoardo! Grandissimo eufemismo. Ciao Mattia, come state? Bene, bene, Buon bene, bene. mercoledì sera a tutti quanti. Sappiamo che in molte zone è zona gialla, ma speriamo siate collegati con noi anche eventualmente con uno stretto in mare. Oggi facciamo una cosa inedita, tra parentesi, per il nostro podcast, che è riospitare un collega. E in questo caso un avvocato che abbiamo avuto modo di avere a febbraio e che molti di voi ci hanno chiesto di poter approfondire ulteriormente le tematiche che avevamo, diciamo, avuto modo di accennare. E così, diciamo, a gran richiesta abbiamo richiesto di nuovamente disponibilità a Cristian Collovà, socio fondatore di Legal Entertainment. Avvocato specializzato in IP, quindi in intellectual properties, diritto d'autore, diritti musicali. E mentre la scorsa puntata, se non sbaglio, era stata la seconda di questo anno, o la terza al massimo, iniziamo già ad averne un po'. Avevamo parlato di tutto quello che riguardava, diciamo, i diritti da approcciare previamente a uno shooting. Oggi invece cercheremo di analizzare tutti quei diritti e quelle proprietà intellettuali che hanno a che vedere con la parte successiva allo shooting, ma estremamente importante, che vanno sempre dettagliate nei contratti ben prima dello shooting, ben prima della cessione dei diritti, quindi ben prima anche delle richieste di fondi sia pubblici che privati. Se tu sei Benissimo, d'accordo, io assolutamente siamo grande. caldissimi, c'è un grande Emiliano che ci sta seguendo, è una puntata per me interessantissima perché il discorso dei contratti e dei diritti secondo me è un po' davvero la spina dorsale del nostro lavoro. Con grandissimo piacere abbiamo qui con noi Cristian Collovà. Ciao Cristian. Ciao, buonasera a tutti e ben ritrovati tutti quanti, mi fa piacere rivedervi. Grazie, grazie Cristian. Allora, entro subito nel vivo un po', così ci... Vai, Perfetto. vai, a bomba perché abbiamo una scaletta fittissima e quindi dobbiamo assolutamente correre. Allora, l'ultima volta, come dicevano Edoardo e Mattia, abbiamo visto quello che serve per mettere in piedi un progetto cinematografico e dunque tutta quella che è l'attività legale. Dietro alla fase di preparazione di un progetto cinematografico. Oggi vogliamo vedere invece che cosa succede dopo che il progetto cinematografico è stato girato e dunque come si riesce a sfruttare il nostro film, il nostro progetto audiovisivo. Va precisato che l'ultima volta io avevo concluso con una delle frasi che mi piace sempre filare dentro nei discorsi che il primo giorno delle riprese il lavoro dell'avvocato è finito, perché in realtà vuol dire che ha fatto tutto il lavoro prima, ha fatto la preparazione del film, ha acquisito tutti i diritti dagli autori e di conseguenza si sa già di tutte le persone che lavorano sul progetto cinematografico chi sono, che cosa devono fare, che cosa è previsto nel contratto, quanto devono essere pagati, quali sono le caratteristiche del rapporto e tutto deve giustamente filare liscio perché si è previsto tutto quanto. In realtà a questa regola non sfugge nemmeno la parte successiva. Spesso si pensa che si gira il film e poi adesso andiamo a venderlo al mercato, cercando appunto quelli che sono gli agenti di vendita, i vari compratori nei vari paesi, e sperando che tutto vada liscio. In realtà tutto va liscio nella misura in cui si sono fatti i compiti a casa. Cioè si è lavorato anche lì nella pre-produzione del film e si sono previste tutte quelle, si sono seguiti tutte quelle regole e si sono previsti tutti quegli accorgimenti che fanno sì che poi il lavoro successivo sia molto, ma molto più facile. In particolare, che cosa noi andiamo a fare quando andiamo a vendere un film? Andiamo a licenziare i diritti di sfruttamento di questo film a terzi soggetti, che sono i distributori nazionali o locali, che poi lo porteranno al pubblico. Dunque, il produttore, titolare dei diritti, perché
ha prodotto il film, questo non soltanto come dato di fatto, ma lo prevede la legge stessa, l'articolo 46 della legge sul diritto d'autore, è colui che ha organizzato la produzione e di conseguenza è il titolare dei diritti. È il titolare dei diritti nella misura in cui questi diritti li ha acquisiti nella fase originaria dello sviluppo del film. Dunque è andato dagli autori del film, agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, il regista e l'autore delle composizioni originali, e ha acquisito da loro con un contratto i diritti necessari e sufficienti per realizzare il film e poi essere in grado di venderlo ai distributori, cioè a quelli che poi porteranno il film in sala, lo doppieranno eventualmente nei loro territori, poi lo porteranno in sala, senza dover poi chiedere ulteriori autorizzazioni. Questo perché prima di girare il film è più facile negoziare ovviamente tutte le necessarie autorizzazioni, dopo averlo girato, se manca qualcosa, sono problemi, perché il soggetto che deve concedere la propria autorizzazione finisce per avere il coltello dalla parte del manico e di conseguenza può dettare condizioni che potrebbero non essere gradite al produttore. Per cui nella fase precedente alla produzione del film il produttore deve preoccuparsi di acquisire questi diritti secondo tre parametri fondamentali, che sono i mezzi di diffusione, la durata temporale e l'estensione territoriale, e vi spiego in che cosa consistono. I mezzi di diffusione significa che il produttore deve acquisire il diritto dagli autori, così come dagli artisti interpreti per l'uso della loro immagine, così come da tutti coloro che entrano nel calderone del film e dunque hanno una titolarità su diritti che vanno a confondersi tutti insieme nel prodotto cinematografico. Il produttore deve acquisire la capacità di sfruttare quel prodotto cinematografico in tutti i mezzi di diffusione possibili e immaginabili. Significa dunque la possibilità di sfruttarlo in versione theatrical, cioè in versione cinematografica, quello che è l'uscita del film nelle sale, in versione non theatrical, cioè quelle proiezioni su schermo che non fanno parte del circuito cinematografico. Mi vengono in mente le proiezioni sulle navi, sugli aerei, le proiezioni in particolari situazioni come carceri, piattaforme, eccetera. La possibilità di sfruttarlo con la televisione a pagamento, e dunque quelli che noi conosciamo come canali in abbonamento televisivi, sulla televisione free, cioè la televisione che l'utente non paga, ovviamente che trova la sua remunerazione dalla pubblicità, abbiamo in Italia molti canali non a pagamento, e poi successivamente gli sfruttamenti on video, cioè tutti quei settori in cui lo sfruttamento avviene attraverso l'incorporazione del film su un supporto meccanico, DVD o Blu-ray, e lo sfruttamento online attraverso il downloading, lo streaming, le piattaforme subscription video on demand, come sono i vari Netflix, Amazon che conosciamo. Ecco, nel contratto di acquisizione diritti, per poter essere in grado in un momento successivo, dunque dopo la produzione del film, di poterlo sfruttare su tutti questi mezzi, io devo specificare che acquisisco per tutti questi mezzi, a titolo esemplificativo questi che vi ho elencato, ma non esaustivo. Significa che se domani si inventano un nuovo mezzo di diffusione, io produttore devo comunque aver acquisito i diritti di sfruttamento. Questo perché? Perché negli anni 80 molti produttori acquisivano soltanto, tra gli anni 70 e 80, acquisivano i diritti soltanto cinematografico e televisivo, oppure cinematografico, televisivo, un video. Nessuno pensava che potesse nascere una rete come internet, e nessuno pensava che attraverso internet potessero essere diffusi i prodotti audiovisivi nella misura in cui lo sono oggi, e più o meno ci stiamo quasi rivolgendo soltanto alle reti telematiche per vedere la maggior parte ormai dei prodotti audiovisivi. E di conseguenza ci sono queste frasi un pochino curiose nei contratti di acquisizione dei diritti, che sono: acquisisco i diritti di sfruttamento del film in tutti i modi conosciuti o inventati in futuro. Se domani si inventassero una trasmissione al plasma, il nostro produttore di turno, se ha acquisito correttamente i diritti, dunque se ha fatto i suoi compiti, sarà in grado di sfruttare il film anche su qualsiasi altra piattaforma dovesse venire in esistenza in un successivo momento. Il secondo criterio da prendere in considerazione è l'estensione temporale.
nel senso che i diritti si acquisiscono per un determinato periodo di tempo o per tutta la durata di protezione legale di quel diritto. Il diritto d'autore ha una durata di 70 anni dopo la morte dell'autore, il diritto dell'artista interprete, cioè dell'attore, ha un diritto di 50 anni dalla performance nel settore audiovisivo o di 70 anni dalla performance nel settore musicale e dall'incisione della performance su un supporto, e di conseguenza il nostro produttore si deve preoccupare di acquisire i diritti per la, non soltanto per tutti i media, come abbiamo detto, ma per la massima estensione possibile di, in termini di durata. Questo perché? Perché lo sfruttamento dei film è estremamente lungo e i film hanno una cosiddetta coda lunga di sfruttamento che continua a generare diritti. Il film non esaurisce la sua vita quando finisce il suo sfruttamento in sala, non la esaurisce nemmeno quando finisce i suoi passaggi televisivi, ma comunque ha una vita particolarmente lunga. L'ultimo dei quattro coautori del film, tra l'autore del soggetto, della sceneggiatura, il regista e l'autore delle musiche originali, l'ultimo che muore fa scattare il, chiamiamolo, tassametro dei 70 anni di sfruttamento dopo la morte dell'ultimo degli autori, per cui su quattro ovviamente quelli che vengono a scomparire prima, ovviamente gli eredi beneficiano di un periodo più lungo. Questo aspetto che tu, questo aspetto dei diritti è estremamente interessante, nel senso che sta alla base del grande successo di alcune società, come ad esempio la Leone Group, che ha saputo valorizzare negli anni tutti i film appunto di Sergio Leone, ma non solo, nel senso ci sono grosse società, mi pare che anche Minerva sia appunto una società di produzione attiva appunto di Gianluca Curti, che però ha alle spalle delle library gigantesche, nel senso che poi forse una delle più grandi risorse di queste società è proprio questa coda lunga di cui tu parli, cioè che sono passati anni, decenni, quasi magari anche mezzo secolo. Si arriva al secolo ed effettivamente si può continuare a monetizzare dopo tantissimo tempo, quindi... devo dire che è un modo di monetizzazione che assolutamente dura a lungo nel tempo e ripaga il produttore anche per il futuro dei rischi imprenditoriali invece dei primi anni, perché il film ovviamente ha un budget che deve essere recuperato. Questo recupero del budget certamente si cerca di averlo nei primi anni di sfruttamento, ovviamente perché c'è un esborso immediato da parte del produttore, ma è vero a un certo punto che un produttore che comincia a produrre 1, 2, 3, 4, 5, 10, diciamo anche 15 film, se questi film sono anche di un medio successo, non necessariamente devono essere dei blockbuster, comunque nel corso degli anni determineranno un introito costante di diritti a beneficio del produttore, che a quel punto può anche smettere di produrre e campa dello sfruttamento della library. E le library, tra l'altro, avendo uno sfruttamento prevedibile, sapendo quanto più o meno i film verranno licenziati e per che prezzo, possono essere anche vendute, cioè il produttore può dire a un certo punto: mi sono seccato di stare dietro all'amministrazione semplicemente dei film che ho nella mia library, vendo in blocco la library, monetizzo tutto quanto subito e mi godo una rosea pensione. Il Covid deve aver aiutato molto, insomma abbiamo visto molte piattaforme che sotto una richiesta eccessiva di contenuti e l'impossibilità di produrli hanno improvvisamente sviluppato library assolutamente dal gusto antico, che io adoro, probabilmente proprio acquistate da queste librerie pluridecennali che le avevano lì a disposizione e che mai avrebbero immaginato di vederle probabilmente su una piattaforma. Chissà, i contratti dell'epoca probabilmente saranno stati riscritti, immagino. Guarda, lì è proprio uno dei punti della contrattualistica, cioè il famoso discorso dei contratti degli anni 60-70, che laddove prevedevano che la cessione dei diritti dagli autori fosse in favore del produttore per tutti i mezzi di diffusione ora conosciuti o inventati in futuro, va a coprire anche, a favore del produttore ovviamente, la possibilità del produttore di distribuire il film sulle nuove piattaforme, dunque Netflix, Amazon di turno. Qualora non fosse stata inserita questa previsione, è da ritenere che il diritto di distribuzione su piattaforme non previste nel contratto sia rimasto agli autori e di conseguenza il produttore o deve ritornare dagli autori a negoziare la cessione dei diritti ex novo per queste nuove piattaforme, o addirittura, come mi è capitato di vedere, ci sono
imprenditori abbastanza, diciamo, furbi, che sono riusciti a raggiungere gli autori prima del produttore originario, farsi concedere i diritti di sfruttamento, ad esempio, via internet, perché si sono accorti che nel contratto non c'erano, certo. Hanno preso i materiali, perché i materiali in sé sono caduti in pubblico dominio, perché il diritto connesso del produttore dura 50 anni dall'uscita del film. Dunque, dopo i 50 anni dall'uscita del film, il diritto del produttore sui materiali decade, ma il diritto d'autore degli autori no, e se il produttore non ha acquisito anche quella parte di diritto d'autore, può subentrare chiunque compra questi diritti, ovviamente remunerando di nuovo gli autori che sono ben felici, e può sfruttare su altre piattaforme questi contenuti. Avevamo visto una casistica similare l'altra volta, ricordo, avevamo anche fatto la battuta, solamente George Orwell aveva visto arrivare questo internet, diciamo, sì, all'epoca. C'è una parte dei diritti, tra virgolette, postuma, nel senso che si applicano più ovviamente alla post-produzione del film, di cui, che è stato oggetto di dibattito all'interno, si dice, Neander 40, si diverse associazioni di giovani imprenditori del settore cinematografico, che è quello dei diritti sulle musiche, sì, che è un qualcosa che banalmente, lavorando tutto nell'audiovisivo, seppur sappiamo tutti quanto sono importanti le musiche e gli effetti sonori, spesso e volentieri siamo così concentrati sui diritti, sulle immagini, gli attori, ma soprattutto ovviamente la parte di sceneggiatura, di storia, addirittura della parte storica, eventualmente diritti degli elementi che mettiamo di fronte alla macchina da presa, come possono essere edifici che hanno addirittura dei buyout. Penso al grattacielo Caterina a Buenos Aires, che costa $30,000 per essere messo in inquadratura. E improvvisamente spesso le musiche, è facile correre il rischio di rendersene conto un attimo dopo, probabilmente un attimo tardi. E ti piacerebbe discernere un po' su quali sono le tempistiche e le metodologie migliori per approcciarsi? Sì, allora, tra l'altro, sì. Poi ti faccio delle domande specifiche su alcune cose, secondo me non proprio automatiche, su cui mi sono imbattuto, però ti lascio la parola. Allora, il discorso delle musiche è un problema annoso della produzione audiovisiva, e come dicevi, spesso i produttori audiovisivi sono talmente concentrati sul lato dell'audiovisivo che non pensano a tutte le problematiche molto complesse che nascono dall'inserimento delle musiche in un prodotto audiovisivo. Le musiche, tra l'altro, sono complesse perché non vengono gestite da un soggetto centralizzato, e di conseguenza costringono il produttore a un'attività di ricerca anche abbastanza complessa di chi siano effettivamente i titolari dei diritti. Allora, sulle musiche bisogna innanzitutto considerare le musiche, una distinzione tra le musiche originali e le musiche di repertorio. Le musiche originali sono forse quelle che è più facile gestire, cioè le musiche che vengono composte appositamente per l'opera cinematografica. Immaginiamo le colonne sonore di Morricone, tanto per intenderci, quelle di Andrea Guerra oppure quelle di Hans Zimmer. Vengono composte appositamente per l'opera per enfatizzare determinati momenti, anche con dei brani che sono semplicemente di supporto all'azione, o immaginiamo la classica musica dello squalo mentre arriva sott'acqua, situazioni del genere. Quelle vengono acquisite direttamente dal compositore della musica, della colonna sonora originale, dunque è qualcosa a cui il produttore cinematografico pensa più facilmente. E poi ci sono le musiche di sincronizzazione, cioè le musiche di repertorio che già esistono, che inserisco nel film perché il mio protagonista balla sulle note di Singing in the Rain. Allora, in questo caso ci troviamo di fronte a un brano musicale che ha un autore e separatamente a una registrazione di quel brano musicale che ha un interprete. Dunque ci dobbiamo rapportare a due aventi diritto diversi. Il primo è l'autore, il quale è titolare dei diritti sulla canzone per averla composta come compositore o insieme con l'autore delle parole, e comunque il tra i due, compositore della musica e autore delle parole, è il compositore della musica che ha il diritto di gestione dell'opera e di conseguenza può decidere anche per l'autore del testo, e l'autore della musica generalmente si è appoggiato a un editore e di conseguenza dovremmo dialogare o con l'autore o con l'editore, probabilmente se c'è l'editore con quest'ultimo, per avere quello che si chiama una licenza di sincronizzazione editoriale. La sincronizzazione editoriale è quel contratto con il quale il produttore acquista
il diritto di inserire quella determinata canzone, quella determinata musica nel proprio prodotto audiovisivo. Deve andare dall'editore, o se manca l'editore, direttamente dall'autore e chiedergli questa autorizzazione. Questa autorizzazione può essere non concessa, concessa per poche lire, o concessa anche gratuitamente, o concessa per una somma esorbitante. Il valore della canzone è assolutamente alla libera negoziazione delle parti. Ovviamente più il brano è conosciuto, più l'autore si permetterà di chiedere un compenso elevato, perché sa quello che è il valore del brano. Anni fa mi capitò di negoziare i diritti per Will Survive di Gloria Gaynor intorno ai 25-30 mila euro, ma ho visto brani anche da 50 mila euro e oltre. Collateralmente però l'autore ha composto quella musica, ma non l'ha interpretata, o se è un cantautore somma in sé due figure. Fatto sta che comunque c'è un'altra figura con la quale bisogna fare i conti, che è l'artista interprete, cioè colui che canta effettivamente quella canzone, perché la canzone che io voglio inserire nella colonna musicale del mio film è Almeno tu nell'universo, interpretata da Mia Martini, e non Almeno tu nell'universo, interpretata da Elisa, o viceversa. Dunque faccio una scelta su quale incisione mi interessa inserire nella mia colonna musicale. A questo punto mi devo rivolgere al titolare dei diritti sulla registrazione, cioè sul master, che è un soggetto diverso dall'editore ed è diverso dall'autore del brano. L'autore lo ha scritto, qualcun altro l'ha interpretato e l'ha registrato. E dunque devo andare a chiedere una sincronizzazione anche cosiddetta discografica o master sulla incisione specifica che di quella canzone io vado ad inserire all'interno della mia produzione audiovisiva. Per cui per ognuno dei due brani, per ognuno dei brani che io inserisco all'interno della colonna musicale, devo chiedere due autorizzazioni, una all'autore barra editore, l'altra all'interprete, all'artista interprete esecutore o società discografica che ha pagato la registrazione. Questo lo si capisce, questa dicotomia tra le società, perché quando ci rapportiamo con una, ci rapporteremo ad esempio con la Sony Music Publishing, mentre dall'altro lato parleremo con una diversa società che è Sony Music Recording. Spesso le società sono anche insieme, ma mentalmente e giuridicamente dobbiamo considerarle come due entità separate. E anche la durata dei diritti d'autore o diritti connessi che tutelano queste due licenze sono diverse, perché la licenza dell'autore dura 70 anni fino alla dopo la morte dell'autore, mentre la durata dei diritti degli artisti interpreti dura 70 anni nel settore musicale, 50 gli artisti interpreti nei settori non musicali, dura 70 anni dalla incisione, dunque dalla produzione del supporto. Christian, ti faccio subito un paio di domande. Una è stata anticipata da uno dei nostri ascoltatori su una serie di varianti nel tema, nel senso che anch'io mi sono, come società, noi abbiamo fatto diversi documentari musicali, quindi ci siamo spessi trovati di fronte a questa dicotomia di cui parli, cioè da una parte paghi il master, la sincronizzazione dal master, dall'altra paghi l'edizione. Ma veniamo un po' appunto alle variazioni in tema. La prima variazione in tema è richiesta da Manu De Tommaso, che ci chiede: se si tratta di una cover di un brano famoso, a chi riconosco i diritti? O meglio, da chi vado per l'edizione e da chi vado per il master? Bella domanda. Allora, la cover del brano famoso, primo elemento è che mi interessa avere i diritti del brano famoso. E dunque c'è un autore, che non sarò io, non sarò il produttore e non sarà nemmeno chi fa la cover, perché quella canzone già esiste, dunque devo chiedere i diritti all'editore o all'autore della canzone. Generalmente l'editore, se essendo anche un brano famoso, ci sarà sicuramente un editore. Nel caso non ci fosse un editore, i diritti sono ancora rimasti all'autore, a meno che quell'autore non, o i coautori, se c'erano più autori, non sia morto da più di 70 anni, per cui ad esempio un brano di Mozart dal punto di vista autoriale è in cosiddetto pubblico dominio, chiunque lo può utilizzare. Attenzione, perché nel momento in cui io voglio utilizzare un brano di Mozart, ma prendo il CD della Filarmonica di Berlina diretta da Bernstein, in realtà non tengo conto che quell'incisione è stata fatta meno di 50 anni fa e Bernstein e la Filarmonica di Berlino sono gli artisti interpreti esecutori, dunque dovrò pagare diritti degli artisti interpreti esecutori. Tornando alla domanda, invece, se io faccio la cover, a questo punto io sono quello che paga
l'artista interprete nuovo, cioè prendo una nuova cantante, un nuovo cantante e gli chiedo di interpretare quel brano può essere interpretato, non devo chiedere l'autorizzazione perché il diritto di esecuzione musicale, il diritto di riproduzione meccanica li andrò a pagare direttamente alla SIAE, cioè alla società degli autori ed editori che ha una funzione di collecting, cioè quello di farsi pagare i diritti per le esecuzioni musicali e per le riproduzioni meccaniche, cioè per le volte in cui la musica viene diffusa, che sia attraverso altoparlanti o che sia nella colonna di un film, o per le volte in cui la musica venga registrata su un supporto, ad esempio ne viene fatto il CD. Attenzione perché la SIAE invece non gestisce i diritti di sincronizzazione. Voglio chiarire il punto, il diritto di sincronizzazione non è il compenso che si paga ogni volta che il brano passa, è il compenso che si paga una sola volta nel momento in cui si chiede il permesso di utilizzare quel brano. Ci possono essere brani per cui io pago un diritto di sincronizzazione alto e non generano diritti di esecuzione perché il film non passa al cinema e dunque la gente che paga il biglietto non paga i diritti musicali, perché sul biglietto del cinema c'è una piccola percentuale di diritti musicali, così come ci può essere la soluzione contraria in cui io chiedo l'autorizzazione, il diritto di sincronizzazione a un editore e l'editore mi dice guarda, non te lo faccio pagare perché prevedo che il film avrà talmente tanto successo che quello che mi rientrerà come diritti di esecuzione musicale dai biglietti cinema sarà Questo ti dico perché questo è uno dei trick che ho scoperto recentemente, che usano molti produttori come contrattazione per le musiche sul film, di dire le musiche me le fai, parli direttamente con l'editore, non parli più col compositore, tiri in mezzo un editore dicendogli guarda, io te lo pago poco perché sì, tanto ti garantisco che questo film andrà molto forte e che quindi poi i soldi li vedrai poi successivamente dall'esecuzione. Quindi aggiungo di più, potresti addirittura arrivare, se sai che il film ha successo, perché ci sono altri parametri, autori, attori, eccetera, a dire all'editore paga tu il compositore, e perché tanto ti torneranno talmente tanti soldi che ti conviene. Faccio un esempio per assurdo, se mi dovessi provare a negoziare diritti delle musiche di Avatar, andrei dalla Sony, gli direi guarda, voglio Enya, non so se adesso sia in scuderia Sony, ma direi all'editore di Enya guarda, io voglio dei brani di Enya per Avatar 2, li paghi tu, paghi tutto tu, l'incisione, i diritti d'autore eccetera eccetera, perché tanto quello che poi ti tornerà dallo sbigliettamento di Avatar e dunque da quelli che si chiamano i piccoli diritti musicali, cioè quella piccola quota che su ogni biglietto va agli autori delle musiche, ti arriverà talmente tanto che l'operazione ti conviene. Perché arrivano dei diritti sulle musiche, dei pagamenti sulle musiche anche dalla gente che va al cinema? Perché quando vai al cinema tu hai una fruizione del film, ma nello stesso tempo hai una fruizione della parte musicale del film. Di conseguenza il fatto che tu stia lì seduto ad ascoltare anche la colonna sonora insieme con il film genera il diritto dei compositori dell'editore del brano musicale di ricevere una fettina di quello che viene pagato per il biglietto. Ecco, questo davvero non lo so. Questa cosa vale anche per televisione e piattaforme? Assolutamente sì. Ci sono dei contratti tra i broadcaster, Rai, Sky, Mediaset, eccetera, con la Rai, dove ci sono dei conteggi a seconda della fascia oraria, a seconda dei minuti di passaggio, a seconda della tipologia di programma, per cui il broadcaster paga un fisso. Ovviamente il broadcaster non può impazzire nel dare il programma musicale, come si chiama, cioè l'elenco delle canzoni che passa per tutte le 24 ore della trasmissione. Paga un fisso. Automaticamente però c'è la trasmissione del programma musicale alla SIAE e la SIAE effettua l'attività di ripartizione. Ci tengo anche a dire che la SIAE viene sempre spesso vista molto male come quelli che stanno lì a raccogliere i diritti quando uno fa le feste tra amici. In realtà no, l'attività di SIAE è particolarmente lodevole perché l'attività della SIAE è un'attività di ripartizione, cioè riceve per qualsiasi prodotto audiovisivo il cosiddetto programma musicale o music cue sheet, cioè l'elenco dei brani musicali che sono all'interno di un prodotto audiovisivo. Immaginiamo il film. Quando questo film va al cinema, dal biglietto, la SIAE sa che è stato staccato un biglietto per Avatar di questo caso,
e di conseguenza abbina all'elenco dei brani contenuti in Avatar quella somma che è stata allocata dal biglietto ai diritti musicali e la ripartisce. La stessa cosa avviene quando Avatar passa in televisione, oppure una serie televisiva passa in televisione, oppure una serie va direttamente su Netflix o Amazon, il Netflix o Amazon di turno pagano un fisso alla SIAE, la SIAE prende questo fisso, lo divide in base a quanti prodotti audiovisivi sono passati in quel determinato periodo, mettiamo mensile, divide poi di ogni singolo prodotto audiovisivo quali e quanti brani sono in ogni prodotto, ovviamente viene fatto attraverso i sistemi informatici, di quel compenso che viene pagato dal broadcaster prende quella frazione che spetta a ciascun autore, ciascun editore, la raccoglie e ogni sei mesi fa un bonifico, fa quella che si chiama la ripartizione, cioè fa un rendiconto agli autori e agli editori e poi fa un bonifico sul conto che gli è stato comunicato dagli autori e dagli editori che sono iscritti SIA, e di conseguenza in questo modo alimenta questa macchina produttiva, questa industria creativa, perché l'autore che si vede remunerato il proprio sforzo in base al successo, perché più passa il film in televisione, al cinema, sulla piattaforma, più l'autore riceverà diritti e di conseguenza l'autore si trova incentivato a continuare a produrre ed è un modo di sostenere economicamente la creatività. Molto interessante, Christian, grazie. Ti faccio un'ultimissima domanda io, poi colgo un attimo l'occasione perché Emiliano Vaccariello ci chiede come uno sceneggiatore può tutelare dalla vendita allo stesso rimandando alla vecchia puntata. Esatto, ti rimando Emiliano alla scorsa puntata che era tutta incentrata su questo, quindi riguardatela e troverai risposta alle tue domande. Ti faccio una variante del tema ancora sulle musiche, poi passiamo ad altro. Nel momento in cui io sto girando un documentario e mi trovo a filmare un cantante che canta e che suona, magari anche brani non suoi, e nel momento in cui ho una liberatoria dell'immagine di questa persona e che questo è, diciamo, un momento estemporaneo, può essere un momento per strada, adesso ad esempio faccio un caso specifico perché mi è accaduto, in cui ho filmato un musicista di strada che stava cantando però delle canzoni conosciute, delle canzoni edite, a tutti gli effetti una cover, come mi devo comportare? Posso essere tranquillo o che tipo di materiale, che tipo di contratto in teoria, che tipo di licenze io dovrei andare a interessarmi? Allora, hai messo il dito nella piaga di una questione abbastanza scottante. Il punto è tornare alle origini di quello che è il diritto di sincronizzazione. Il diritto di sincronizzazione è il diritto di abbinare le musiche alle immagini. Cioè, ho delle immagini che ho filmato, voglio metterci sopra delle musiche, sincronizzarle. Dunque, nella fase di editing, prendere la striscia delle immagini sotto, metterci la striscia della traccia della musica sopra, calibrare l'una con l'altra e sincronizzare la musica con le immagini. Questa è una scelta cosciente, nel senso che io decido che su quella scena voglio metterci una musica dei Beatles piuttosto che una musica dei Rolling Stones, piuttosto che una musica di Michael Jackson. E di conseguenza vado a chiedere l'autorizzazione ai vari titolari. Quella è la sincronizzazione pura e semplice. Il punto critico sorge nel momento in cui nella mia colonna sonora finisce per caso una musica perché io vado a filmare un artista di strada che magari balla sulle note di Michael Jackson e si è inventato una coreografia particolare per cui è particolarmente divertente, la gente che gli sta attorno lo applaude, è contenta, eccetera. E io filmo questa scena. Ora, c'è abbastanza disaccordo fra i legali stessi. Io vi dico quello che penso io. So che molti miei colleghi non saranno d'accordo. Dipende un pochino come si vogliono interpretare le cose, ovviamente, da che parte si sta a seconda dei casi. Principalmente ritengo che il diritto di sincronizzazione richieda l'abbinamento cosciente della musica con le immagini. Per cui nel momento in cui io filmo una scena in cui c'è il mio artista di strada che balla sulle note di Michael Jackson, magari vestito come il personaggio, e io filmo quella scena, non mi deve poter essere richiesto il diritto di sincronizzazione perché io non ho scelto di abbinare quella musica con quelle immagini, ho soltanto filmato una scena. Avrò il dovere di segnare quella musica nella colonna musicale del film, cioè nel music cue sheet, programma musicale che consegnerò alla SIAE. Non devo pagare niente, lo dovranno pagare i broadcaster, lo dovranno pagare
gli esercenti cinema dallo sbigliettamento, perché è vero che nel momento in cui la gente va a vedere quella scena fruisce anche della musica, ed è giusto che, avendo il ballerino ballato sulle note di Michael Jackson piuttosto che di uno sconosciuto qualsiasi, gli autori di quella musica, di Michael Jackson o Michael Jackson stessa, ricevano un giusto compenso, cioè ricevano i diritti di esecuzione musicale, non i diritti, cioè quelli ripartiti attraverso la SIAE, non i diritti di sincronizzazione. Che cosa succede ovviamente? Succede che le case editrici, le case discografiche, quando vedono una situazione del genere, avanzano comunque la richiesta dicendo: tu comunque hai inciso quella musica su un supporto, che è la colonna magnetico-ottica musicale del film, e di conseguenza c'è un'attività di registrazione, c'è un'attività di sincronizzazione, ti chiediamo i diritti. La loro tesi è che uno debba comunque pagare il diritto di sincronizzazione anche se non ha fatto una scelta cosciente. Chi ha ragione? Sosterrei che ho ragione io, ma ovviamente loro sosterrebbero il contrario. Non è mai capitato un caso che sia arrivato in giudizio perché ci sia un precedente giurisprudenziale su questo punto. È sicuramente un caso che porterei fino al terzo grado di giudizio, dunque alla Cassazione, sostenendo che la sincronizzazione deve essere limitata soltanto all'attività volontaria e cosciente di sincronizzazione. Ovviamente, nella realtà dei fatti, che cosa succede? Se il prodotto cinematografico è di particolare importanza, davanti a una casa editrice che ti dice: o mi paghi i diritti o io ti faccio causa, anche a costo di perderla, perché voglio comunque che sia affermato il principio, spesso e volentieri i produttori si accordano con la casa discografica, magari non li pagano quello che avrebbero pagato per una sincronizzazione cosciente, comunque si fanno rilasciare una licenza e la cosa finisce là. È uno dei motivi per cui non si è mai andato in giudizio su una materia di questo genere, perché l'importo in gioco non è più il valore della singola sincronizzazione, l'importo in gioco è l'uscita del film e dunque l'intero budget del film. E quando ho un budget rilevante e rischio di incagliarmi su una questione di questo genere, io stesso produttore scelgo di scendere a patti con la società titolare dei diritti, anche se in fondo al cuore probabilmente non sono completamente convinto delle loro ragioni. Però è uno dei casi abbastanza... Aggiungo anche un'altra cosa, sosterrei... diciamo, da legale del produttore che ha filmato la scena per strada, che addirittura non potrei fare il contrario, cioè non posso eliminare quella musica, perché se quel soggetto ballerino ha disegnato una sua coreografia di uno spettacolo, e la coreografia è un'opera dell'ingegno, tutelata dal diritto d'autore, sulla musica di Michael Jackson, se io andassi a strappare via la musica dalla sua coreografia, andrei a ledere il suo diritto d'autore di coreografo, che ha scritto quella coreografia su quella musica, e di conseguenza andrei a compiere una lesione ancora più grande di quella che mi viene contestata dalla società discografica. Super interessante, però mi viene in mente un dubbio sulla coreografia, scusami, se lo butto al volo, in verità volevo farti un'altra domanda per aprire un altro capitolo, ma ne ho aperto questa domanda un po' tonta. Proprio perché hai nominato Michael Jackson, per esempio, che ha fatto dei passi di ballo che sono stati imitati da tutti e spesso magari nelle feste del college, più parliamo di film degli anni 2000, abbiamo sempre visto ragazzini, per esempio, emulare quei tipi di passi. Domanda, sì. Esiste un diritto d'autore? Assolutamente sì. Facevo una coreografia, ma non penso che... Cioè, la mia domanda è... Quando i ragazzini magari facevano anche solo 4-5 passi in mezzo a una festa, da parte del produttore c'è stata la preoccupazione di recarsi a chiedere quei diritti? No, allora la coreografia è un'opera dell'ingegno, è prevista dalla legge sul diritto d'autore, la coreografia può essere anche depositata, registrata, perché c'è una notazione delle coreografie, esattamente come la notazione musicale serve a trasferire i suoni sulla carta attraverso la scrittura delle note su un pentagramma. Esiste anche una notazione dei movimenti delle coreografie che possono essere scritti sulla carta e dunque possono essere mandati a un ballerino che è in grado di leggere queste annotazioni, dunque riprodurre una coreografia anche a distanza, non necessariamente essendo stato presente. Questa coreografia è un'opera tutelata dal diritto d'autore. Non è tutelato il singolo passo.
Per cui il famoso moonwalk di Michael Jackson non è tutelato perché non viene considerato abbastanza originale e creativo da consentirgli di beneficiare di un'esclusiva. Perché questo? Perché la reazione principale è: come Michael Jackson si è inventato quel passo, è stato il primo, ha avuto grandissimo successo identificativo del suo personaggio. Assolutamente sì, però dobbiamo sempre considerare che il diritto d'autore e il diritto in generale cerca di realizzare un bilanciamento degli interessi. In questo caso l'interesse in gioco è quello di dare un diritto di esclusiva. Io sono l'autore di una canzone e ho soltanto io il diritto di disporre di quella canzone e dire chi può farne un disco, chi può cantarla in pubblico e chi mi deve pagare. E l'autore della canzone sicuramente è titolare di un diritto. Se io sono un coreografo e disegno una coreografia specifica di un balletto, ho il diritto, avendolo creato io quel balletto coreografico, che quella coreografia mi venga riconosciuta e soltanto io sia il titolare dei diritti su quella coreografia e decidere dove quella coreografia venga messa in scena, nello stesso modo in cui un autore di testo teatrale ha il diritto di decidere dove il suo testo teatrale venga rappresentato, che sia poi gestito attraverso la SIAE oppure no, è un altro discorso, ma comunque lui è titolare di un diritto esclusivo. Dare l'esclusiva sul passo di Michael Jackson, così come dare l'esclusiva su qualsiasi altro movimento di danza semplice, dà un potere troppo grosso, perché significa che nessuno potrebbe mai nel mondo fare quel passo senza violare il diritto di Michael Jackson. E di conseguenza è una tutela troppo ampia. C'è stato un caso divertente di Fortnite, che è un videogioco in cui tra i vari premi, bonus, perks che il giocatore poteva acquistare contro denaro, c'erano dei movimenti di ballo degli avatar che erano chiaramente riconoscibili. Il ballerino che aveva inventato questi movimenti di ballo ha fatto causa a Fortnite, cercando di vedersi riconosciuto un diritto d'autore su quella mossa, una mossa specifica, e gli è stato negato questo diritto perché non è stato considerato raggiungere quella soglia di creatività e originalità sufficiente tale da poter beneficiare di una tutela di diritto. Chiarissimo. Cerchiamo ora di aprire un ultimo capitolo estremamente, forse più interessante poi fondamentalmente per tutti i produttori, cioè la parte di vendita del film. Abbiamo iniziato un po' ad anticipare mezzi, tempo e estensione territoriale. Esattamente. Abbiamo avuto ospiti nelle puntate passate, da parte per esempio di TVCO, per i sales agent, parlando anche di distribuzione. Dal punto di vista legale, come vendere un film tramite sales agent direttamente o i contratti con i distributori, insomma un po' a 360 gradi, tutte le opzioni che noi produttori indipendenti abbiamo, certo. Come approcciarci al meglio con questo? Allora, prima di tutto dobbiamo passare dall'altro lato della barricata, perché nel momento in cui, nella fase di preproduzione, noi compriamo i diritti dagli autori, dal regista, dall'autore delle musiche originali, dai anche i diritti di sincronizzazione, noi come produttori cerchiamo di comprare il più possibile, abbiamo detto, per mezzi di sfruttamento, per estensione territoriale e per durata. L'estensione territoriale l'avevamo toccata poco prima, l'estensione territoriale significa ovviamente comprare diritti per tutto il mondo. C'è chi nei contratti mette anche per tutto il mondo e l'universo, perché è stato sollevato il problema, visto che i diritti durano anche un centinaio d'anni, perché magari tra il momento della creazione e il momento della morte dell'autore passano 30 anni, più 70 siamo arrivati a 100, chissà dove saremmo arrivati fra 100 anni, se sulla base spaziale o su Marte, e chi si vede il film su Marte, se qualcuno ha acquisito i diritti soltanto per tutto il mondo, su Marte è fuori dal mondo, è un altro pianeta, per cui c'è chi si diverte ad inserire nei contratti per tutto il mondo e l'universo, così abbiamo... Galassie e buchi neri. Esatto, esattamente, così abbiamo risolto assolutamente anche le possibilità di esplorazione spaziale. E quando poi invece noi andiamo a vendere, siamo dall'altro lato, cioè mentre prima acquisivamo, dunque volevamo comprare il più possibile e ovviamente al minor prezzo, per una questione ovviamente di economia del produttore, dall'altro lato invece vogliamo vendere al massimo prezzo il meno possibile, cioè quei tre parametri che abbiamo
utilizzato per acquisire per tutti i mezzi, per tutto il mondo e per tutta la durata di protezione legale, dall'altro lato devono diventare invece, te lo do soltanto per i diritti theatrical, te lo do soltanto per 5 anni e te lo do soltanto in Italia, cioè diventa una frammentazione dei diritti, perché più vengono frammentati i diritti, più ovviamente posso massimizzare il valore del film, perché se cedo soltanto i diritti in Italia avrò la possibilità di cederli per la Francia, per la Germania, per la Spagna, per gli Stati Uniti, per il Giappone, per la Cina e così via, tutti i paesi del mondo. Se li cedo per un periodo limitato, mettiamo 7 anni, fra 7 anni quei diritti tornano a me e dunque li posso rivendere di nuovo, non necessariamente lo stesso soggetto. Immaginate quello che possono essere gli ambiti di sfruttamento di film, ma anche Una poltrona per due, ecco, che da noi è il nostro classico film di Natale, è stato girato nei anni 90, 2000 forse, credo vicino agli anni 90, dopo 30 anni è ancora il film di Natale, per una tradizione, negli Stati Uniti il film di Natale La vita è meravigliosa. Questi film continuano ancora ad essere acquisiti dal broadcaster di turno, Mediaset ora che sia, e questa acquisizione vale ancora dei soldi, cioè vengono pagati dei diritti per un periodo di tempo, 5 anni, dopo 5 anni i diritti ritornano al titolare originario, il quale ritorna di nuovo dal broadcaster e dice: se li vuoi di nuovo adesso me li paghi. Immaginate quello che può essere il valore di un film quando purtroppo viene a scomparire l'attore, per cui si sa che questo attore non potrà più recitare nuovi film e ormai diventano dei cult. Per cui quando si vende, si cerca di vendere per il minor tempo possibile in modo da poter ritornare in possesso dei diritti e poterli rivendere contro denaro, per l'estensione territoriale minima possibile, te li vendo per l'Italia, oppure se li vuoi per l'Europa me li paghi il multiplo dei vari paesi, o se li vuoi per il mondo me li paghi il multiplo dei vari continenti, e per i mezzi di diffusione spezzettati, dunque te li vendo, si vende al distributore theatrical soltanto i diritti theatrical, si vende al broadcaster pay, lo Sky di turno, soltanto i diritti pay TV, non li vendo i free perché i free li venderò alla Rai, non li vendo gli on video perché li darò a Medusa, non vendo il subscription video on demand perché lo darò a Netflix. Ovviamente per evitare conflitti in questa catena di vendite devo anche stabilire una tempistica, nel senso che se è ovvio che se il film lo vendo subito a Netflix mi brucio l'uscita cinema, l'uscita televisiva, l'uscita un video, qualsiasi cosa. Dunque di solito nell'ordine si creano, una volta erano per legge, la legge è stata abolita, adesso sono delle finestre sostanzialmente convenzionali, per cui prima lo do per un'uscita cinematografica, poi lo do per un'uscita in pay TV, poi lo do per un'uscita in free TV, poi dopo la finestra della free TV vado in un video e alla fine della, diciamo, dello sfruttamento lo do al canale subscription video on demand, il quale ultimo canale ovviamente a volte è disposto a dire: guarda, salta l'intera filiera e vieni direttamente da me, il caso degli Amazon Original o Netflix Original, che spesso non sono film girati da Netflix o girati da Amazon, perché Netflix o Amazon non hanno strutture produttive, si affidano a produttori a cui dicono: guarda, tu producimi un film con queste caratteristiche perché il mio pubblico richiede questa tipologia di film, io te lo compro in blocco, ti pago un corrispettivo, ovviamente questo corrispettivo te lo pago una tantum, ma va a coprire tutto quello che sarebbe stato gli sfruttamenti precedenti, e dunque per un budget di 5 milioni io ti piazzo 6 milioni e mezzo e tu produttore sei soddisfatto alla fine perché hai avuto il tuo guadagno, pensa già al tuo prossimo film, ovviamente non guadagnerai più nulla dalla coda lunga, ma io invece piattaforma potrò sfruttare questo film per quello, tutto il tempo che mi pare. Allora so che Edoardo aveva un'ultima domanda, ma ti chiedo solo una cosa molto specifica su questo. Effettivamente queste piattaforme possono prendere in perpetuo i diritti di un progetto o comunque deve esserci sempre un termine? Generalmente si preferisce che ci sia un termine, non soltanto, allora teoricamente lo potrebbero prendere in perpetuo, legalmente nulla impedisce che un produttore produca un film, magari anche su commissione, cioè vendendo il film prima ancora di girarlo, dicendo: guarda, io ti produco un film da 10 milioni o 5 milioni e tu me lo compri a 1 milione di più, 2 milioni di più, perché la mia remunerazione, diciamo quello a cui rinuncio rispetto al potenziale sfruttamento nel corso degli anni, ma me lo dai tutto e subito, alla fine a me produttore conviene pure. E nella legge niente impedisce che questo possa essere. Ci sono dei limiti quando io ho un'assistenza
da parte di strutture di sostegno pubbliche. Se io beneficio di strutture di tax credit, ad esempio, non posso cedere i diritti in perpetuo a una di queste piattaforme, devo cedere per forza per un periodo. Questo perché ovviamente lo Stato dice: io ti do un beneficio fiscale, che è il beneficio del tax credit, come può essere anche un supporto del Ministero Beni Culturali oppure altri supporti regionali, però lo faccio per sostenere la cinematografia, che poi rimanga al produttore e continui il suo sfruttamento, con le alterne vicende positive o negative che ci possono essere. Non sto qui a finanziare la major di turno che si prende i diritti per tutto il mondo in eterno, in perpetuo, e il produttore non vede più niente. Per cui, se ci sono dei vincoli derivanti dal finanziamento pubblico, il film dovrà per forza uscire al cinema, salvo deroghe decise dal Ministero specificamente in questo periodo di pandemia da coronavirus, per cui ovviamente quando hanno chiuso i cinema i film non potevano più uscire al cinema e sono state equiparate le uscite online all'uscita cinematografica al fine di beneficiare degli incentivi di tax credit, ma normalmente un film che beneficia di incentivi ministeriali di tax credit deve uscire per forza al cinema in sala, perché questa è la destinazione primaria, e poi può uscire sulle piattaforme. Viceversa, se il film non ha beneficiato di particolari incentivi, nulla esclude che il produttore e la piattaforma raggiungano un accordo in cui il produttore si ritiene soddisfatto di quello che viene pagato, diventa sostanzialmente un'opera su commissione, e la piattaforma trasmette poi il film sulla propria piattaforma. Michael Bay ha prodotto Six Underground per Amazon, e è diventato un Amazon Original su questo. Molto interessante, spiega anche perché su diversi lavori alcune piattaforme internazionali con base in Italia non hanno voluto il tax credit, esattamente probabilmente per evitare che sono dei motivi temporale. Il loro ragionamento è: ti pago tutto, non beneficio di crediti d'imposta, nessuno mi costringe a beneficiarne, e così però seguo la mia politica di acquisire i diritti ora in eterno e non mi dovrò porre il problema fra 10, 15, 20 anni che i diritti non sono più miei, magari se li compra il mio concorrente. Chiarissimo. Possiamo andare un goccio più in dettaglio? In verità mi hai anticipato la domanda, allora ne approfitto per andare un po' più in dettaglio. Quindi un produttore indipendente porta un'idea, parliamo di OTT, di piattaforme, sì, di grandi distributori di serie, insomma, che tendono a fagocitare quello che è l'IP che gli porta il produttore. Tu hai fatto un esempio, ovviamente, con numeri sommi, se invece 5 milioni paghiamo 6 milioni e mezzo. Come si stabiliscono queste cose, visto che si stabiliscono a priori? In che modo si entra, diciamo, in questo ragionamento? Intanto, ovviamente, sempre con un avvocato, questo lo anticipo io prima che lo dica tu. Ma come nasce questa contrattazione e su che basi vengono fatte queste stime? Qual è lo spazio che il produttore indipendente ha per spingere a suo favore, diciamo, se una sua idea portata avanti piace a un OTT o a una grande distribuzione seriale o filmica? Collego a questa domanda una domanda dal pubblico da parte di Emiliano, che chiede appunto qual è la differenza di costo tra l'acquisto di un film originale di piattaforma e uno comprato dalle piattaforme ma senza esclusivo dicitura original, cioè una in library oppure originale, ma che per certi aspetti va un po' a braccetto con la domanda che ha fatto Edoardo. Sì, allora direi che si è aperto negli ultimi anni un nuovo mercato della cinematografia al quale non eravamo particolarmente abituati. Il mercato tradizionale voleva che la piattaforma arrivasse in fondo, ma perché internet è arrivato per ultimo, la qualità della distribuzione via internet fino a poco tempo fa non era particolarmente buona, e di conseguenza la struttura di sfruttamento era ovviamente cinema, poi televisione pay, poi televisione free, poi home video, che ormai è quasi scomparso in Italia, e poi si andava su internet. Quando sono entrate queste piattaforme hanno fatto ovviamente la parte del leone, perché avendo un potere economico non indifferente hanno cominciato a dire ai produttori: guarda, senza che ti preoccupi che il tuo film recuperi o non recuperi l'investimento, che produca o non produca diritti, che ci sia la coda lunga o non ci sia la coda lunga, e senza che ti preoccupi poi di gestire la library, arrivo io, te lo pago più del suo budget di produzione, me lo porto a casa e poi tu sei contento.
Molti lo hanno visto un po' come un'aggressione ai diritti degli autori, ai diritti dei produttori, perché arrivano questi giganti, queste piattaforme, si comprano tutto l'IP e lo strappano via dal produttore. In realtà vorrei precisare che lo strappano via, per modo di dire, perché te lo pagano, per cui è un rapporto. Il produttore è libero di non sottoscrivere contratti di questo genere, di non seguire queste regole. Secondo me ci sono due piani diversi. Un piano tradizionale in cui il film segue ancora il suo percorso e poi, se Netflix sarà interessato a quel film, magari perché ha avuto successo al cinema, Netflix lo comprerà per fare library, e un diverso settore produttivo dove le piattaforme invece tendono ad accaparrarsi determinati film, perché sapere che quel determinato film esce su quella determinata piattaforma ha come conseguenza un aumento degli abbonamenti. Perché se io sono Netflix, che sta perdendo terreno, tra l'altro, nei confronti delle altre piattaforme, perché ovviamente è stato il primo, ha fatto il boom, ma adesso ci sono Amazon che sta crescendo, HBO, Hulu e tutti gli altri, nel momento in cui io mi voglio affermare, che cosa faccio? Dico che voglio produrre il nuovo film di Michael Bay, il nuovo film di Soderbergh, il nuovo film di Anderson, eccetera, eccetera, e di conseguenza catturo l'attenzione del nuovo film di Coppola, l'esempio che abbiamo recente, catturo l'attenzione del pubblico e attraggo il pubblico che non si è ancora abbonato alla mia piattaforma ad abbonarsi. Poi conto su quello che è un conteggio che si dice il conteggio di redemption, cioè della gente che si è abbonata alla mia piattaforma, il 90% si dimenticherà che mi sta pagando, perché passa sulla carta di credito quei 10 euro al mese e ormai non ce ne accorgiamo nemmeno più, e di conseguenza non disdice più l'abbonamento, per cui quello a cui la piattaforma punta è acchiappare l'abbonato. Poi ovviamente deve anche mantenere un certo ricambio, perché l'abbonato non deve trovare sempre cose nuove, perché non deve arrivare al punto di aprire l'Amazon di turno o il Netflix di turno per 5 volte consecutive e trovare le stesse cose, perché se lo apre per 5 volte consecutive e trova le stesse cose, si ricorda che sta pagando un abbonamento e magari... Che non gli serve, certo. Ma scusami se torno un attimo sulla mia domanda. Al momento di sedersi proprio a un tavolo con la OTT di turno, col distributore di turno, che ti dice ci piace la tua idea, vogliamo acquisirla come un original, quindi lo produciamo noi, ti diamo la produzione esecutiva. Attenzione, in realtà l'original non è prodotto da Amazon, non è prodotto da Netflix, cioè è vero che loro li chiamano original e dicono prodotto da Amazon nella pubblicità, ma loro non producono mai veramente, comprano diritti di un film prodotto effettivamente da una società di produzione italiana, francese, inglese, quello che sia. Certo. E nel momento della negoziazione lì è la forza del soggetto della sceneggiatura, cioè io produttore devo avere in mano quel soggetto, quella sceneggiatura che piace alla piattaforma. La piattaforma mi dice mi piace, lo voglio, voglio farne un original. La risposta del produttore è bene, io te lo produco per un budget X, ti faccio il budget e te lo faccio vedere e ti dico mi servono 5 milioni per produrre questo film. In totale trasparenza ti dico, sono 5 milioni per produrre il film e io te lo darò finito e impacchettato per 6,5. Al che la piattaforma mi dirà, no, 6,5 è troppo perché 1,5 milioni di markup non te lo do e te ne do 5,5. Il produttore a questo punto dice, no, per 5,5 con 500.000 euro di markup non mi conviene, perché per 5 milioni trovo i finanziatori, faccio il film, vado sul mercato e incasserò più di 500.000 euro. Per cui è una trattativa privata in cui le due parti si siedono a tavolino e sostanzialmente fanno un esercizio matematico di... Previsione di vendite, diciamo. Esatto, previsione di vendita nel lungo periodo, cioè io produttore nei prossimi 10 anni di sfruttamento di quel film, prima teatrica, poi televisione, poi con le vendite all'estero, conto di fare il recupero del budget, cioè 5 milioni, ad esempio, più un X, un 5, un 10, un 15, un 20%. E poi là entrano in gioco gli elementi del film. Se io sono Coppola con le musiche di... Ovviamente, poi gli IP ovviamente... Esatto, mi aspetto di fare un più 40 sul budget. Se io sono regista l'opera prima con gli attori sconosciuti, eccetera, mi aspetterò
poco poco, forse di fare appena un 1% sul costo del budget, se non recuperare addirittura il costo del budget, sarei felice. Al che ovviamente il Netflix o la piattaforma, certo, di turno mi può anche dire: te lo compro al netto del budget. E io sono contento comunque come produttore, perché dentro il budget di produzione c'è comunque un 15% di producer fee. C'è una curiosità, diciamo che si va, ovviamente in questa opzione, si va verso una valutazione dove il tuo valore di mercato anche come produttore è quello del tuo ultimo film, fondamentalmente. Perché se produci per piattaforme, quanto è andato forte, bene o male, il tuo ultimo film sarà anche più o meno il valore che verrà accreditato al tuo prossimo, diciamo. Sì, anche là dipende un po', vale questo principio un po' calmierato, nel senso che viene perdonato lo scivolone, per cui se tu hai fatto 5 film di successo e l'ultimo no, io comunque piattaforma ti valuto in maniera consistente, perché comunque i tuoi ultimi 4 film prima dello scivolone erano buoni, e dunque faccio una sorta di media. È anche vero che puoi aver fatto un ottimo successo con l'ultimo film, ma magari l'ottimo successo era determinato dal fatto che avevi 3 attori premi Oscar, in questo nuovo film non hai nessuno premio Oscar, puoi aver fatto il successo che ti pare, non te lo valuterò. È un discorso di, come dicono in inglese... Posso provare a fare un parallelismo? Poi chiudo qui. Ci stiamo avvicinando per certi versi con l'avvento degli OTT, delle piattaforme, tutti i loro derivati, un po' al mondo della musica, cioè dove... diciamo, l'artista non è proprietario diretto di quello che compone, bensì è la discografica che ne pubblica i diritti e ne fa le veci, ovviamente, teoricamente deve difendere il proprio autore e fare in modo che questi guadagni dai diritti, ma in qualche modo stiamo arrivando a una situazione dove quello che creiamo non è più necessariamente una nostra proprietà diretta, diciamo. Non ci siamo arrivati, forse c'è sempre stato, probabilmente adesso è più evidente. Mi viene in mente l'ipotesi di buon George Lucas, che va dalla 20th Century Fox a... Mi ha raccontato. Esatto, di Guerre Stellari, dove alla fine comunque non era proprietario del risultato finale, ma alla fine lo sceneggiatore non è mai proprietario del risultato finale, perché il risultato finale è del produttore. Del resto lo sceneggiatore avrà scritto un'ottima sceneggiatura, ma chi ha messo insieme i soldi, gli attori, il regista, le musiche e la distribuzione è il produttore. Dunque il produttore è il titolare finale del prodotto finito. C'è sempre stato, forse oggi è più evidente, ma anche ad esempio nella discografia è una questione di peso. L'autore o l'artista interprete di piccolo calibro ovviamente finisce fagocitato nella macchina. È anche vero che quella stessa macchina è quella macchina che prende l'artista interprete alla, non so, Britney Spears e ne fa una pop star da milioni di dollari, quando tutti noi ci siamo chiesti: Britney Spears sarà sicuramente brava, ma brava come lei ce ne stanno tante altre, perché lei e non gli altri? Semplicemente perché il produttore ha puntato su una persona, ha messo dei soldi per far diventare quella persona iconica, e quella persona è diventata iconica e ha portato un ritorno economico. Sono logiche di mercato a cui non si sfugge. Certo. Va forse ricordato, scusami, che quel mercato è però quello che riempie la pancia degli autori e dei certo. Quindi, diciamo che... La questione è alle volte più filosofica, diciamo, che pratica. Una certa reticenza, diciamo, a sottolineare... Mi ricordo la guerra di Prince, che non vuole pubblicare a lungo i propri brani, proprio perché risultava per contratto che lui non era il proprietario di quello che scriveva, questa cosa lo tormentava. Esattamente. Bisogna viverla forse non in un... ottica di pesce grande mangia pesce piccolo, quanto piuttosto in un'ottica di simbiosi. Bisogna trovare ovviamente il giusto equilibrio tra le varie posizioni, non per pubblicizzare. Sì, estremamente interessante questo finale di puntata, purtroppo siamo arrivati alla fine, c'è ancora qualche commento, però dobbiamo chiudere. Chiudo appunto dicendo che in realtà questo punto di vista che dai è molto strategico, cioè della serie: ponderate molto bene i progetti che fate, come vi ponete e che tipo di posizioni di forza riuscite ad assumere, che non per forza devi diventare un colosso, ma nel rapporto Davide contro Golia, se tu come Davide riesci a piazzare il sasso nel punto giusto, puoi, ecco, diciamo, magari non abbattere il gigante, ma quantomeno trovare il modo per essere
Eh sì, Chandrapati essere interessante anche per questo gigante. Grazie Cristian, è stata un'altra puntata secondo me preziosissima, veramente preziosissima, da annale proprio, e io direi chiudiamo e ci vediamo per la prossima puntata tra 2 settimane. Grazie Cristian, nel frattempo speriamo di riaverti ancora. Grazie mille Cristian, generosissimo come sempre. Grazie, ciao. Buona serata a tutti. Eccoci qua, ah, aspetta che, eccoci qua, chi siamo noi? Boh, Edo, è un'altra bellissima puntata, è finita, tra 2 settimane abbiamo già un calendario fitto fino a luglio fondamentalmente, possiamo già anticipare che la prossima puntata sarà il 19 di maggio e parleremo forse dell'argomento con la A maiuscola che in questo momento è per tutti una gran, insomma, sulla bocca di tutti i produttori, che è appunto il tax credit. Un tema caldo di pochi giorni fa, ormai quasi poco di più di una settimana fa, insomma. Siamo ancora un po' tutti scottati, cercando di parlare ovviamente in maniera proattiva. E ne approfitto per rispondere alla domanda che aveva fatto Emiliano sulla parte di tutelare sceneggiatore sulla vendita. Ti consiglio di guardare la seconda puntata di quest'ultima stagione, che è stata sempre con Cristian Collova, su cui siamo riusciti a discernere appunto tutte le tematiche dell'IP autoriale. E ovviamente se avete delle domande dirette o avete bisogno della consulenza di Cristian, come sempre troverete i contatti dei nostri ospiti nella pubblicazione domani mattina del file su YouTube. E per il resto cosa dire? Ci aspettano grazie. 2 mesi di puntate molto fitte. E grazie mille Mattia, un grazie ancora a Cristian. Grazie a tutti, grazie. Alla prossima, alla prossima. Buona serata. Buona serata a tutti.